Benvenuti, oggi è giovedì 31 ottobre 2024. Il sole sorge alle 6.23 e tramonta alle 17.03. La luna sorge alle 5.18 e cala alle 16.22. Oggi si celebra Santa Lucilla. Il nome Lucilla ha origine latina e significa luce. Il 31 ottobre è la giornata mondiale del risparmio. Questa ricorrenza nasce nel 1925 come momento di riflessione per formare cittadini, adulti e bambini responsabili e attenti. Da quel momento ogni anno la giornata viene celebrata con grande entusiasmo in tutto il mondo ed un gruppo di esperti fornisce al pubblico gli strumenti necessari per comprendere meglio come gestire i propri soldi ed educare sul valore del rispetto delle risorse economiche. Sono 55 le candeline per l'attore romano Kim Rossi Stewart. La fama arriva con la serie televisiva Fantaghirò negli anni 90, mentre al cinema dopo pellicole leggere passa a ruoli più impegnati, come nei film Le chiavi di casa di Gianni Amelio e Romanzo criminale di Michele Placido. Interpreterà il principe di Salina nella serie Netflix Il Gattopardo. Festeggia 60 anni l'attrice Amanda Sandrelli. Figlia d'arte e nata a Losanna dal legame tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli. Attiva sia a teatro sia al cinema, ha recitato in diversi film, tra cui Non ci resta che piangere, nel 1984 al fianco di Troisi e Benigni. E infine auguri all'influencer Taylor Mega, all'anagrafe Elisia Todesco, che oggi compie 31 anni. Diventata famosa con la partecipazione a vari reality show come L'Isola dei Famosi del 2019 e Grande Fratello 16, e per i suoi flirt veri o presunti con personaggi famosi come Flavio Briatore, Sfera Ebbasta e Tony F. Alle 11.30 di giovedì 31 ottobre 2002 i 57 bambini della scuola elementare Giovin di San Giuliano di Puglia siedono tranquilli nei banchi. Tre minuti dopo una scossa sismica dell'ottavo grado della scala Mercalli fa crollare il solaio sulle loro teste. È una strage, perdono la vita 27 piccoli e una maestra. I sopravvissuti vengono estratti da sotto le macerie. Ma sapete cosa sono i buchi neri? Un buco nero è una regione dello spazio in cui la materia è compressa in un puntino minuscolo con densità altissima. È tanto denso che la sua attrazione gravitazionale non lascia sfuggire nulla. Perfino la luce è trattenuta all'interno, perciò il buco nero è invisibile. L'unico modo per rivelarlo è osservare l'effetto che esercita sull'ambiente circostante. Ne esistono di due tipi di buchi neri, quello di massa stellare che si forma quando una stella enorme termina la sua vita e quello supermassiccio che si trova al centro delle galassie. Buongiorno ai 12, oggi parliamo di fortuna. E beh, la luna fa sestile a Venere e trigono a Giove, uno stupendo trigono che porterà un po' di fortuna in più alla ruota zodiacale, ma scopriamo insieme quali saranno i segni più fortunati. Ariete, e beh, per quanto la luna sia in opposizione a voi, non mancherà comunque il sodalizio di Giove e Venere, quindi passerete come una bella giornata, soprattutto se sarà all'insegna dell'amore e di qualche attenzione maggiore al denaro, proprio perché è previsto un introito in più. Toro, le configurazioni astrali vi lasciano un po' fuori da tutto questo flusso energetico, piuttosto l'Urano che alberga nei vostri gradi è ancora alle prese con una disputa con Mercurio. Probabilmente oggi sarete impegnati in una mediazione tra voi e una controparte. Cercate di essere quanto più diplomatici possibili.
Gemelli, ecco uno dei primi segni zodiacali per cui la fortuna bacia in fronte, anche se Venere è in opposizione vi si rimanda proprio una bella giornata in amore e anche in tutto quello che può riguardare l'affermazione personale. Oggi godetevi un istante di questa giornata meravigliosa. Cancro, anche per voi questo aspetto non sembra essere particolarmente rilevante, rimane però un Marte molto attivo nei vostri confronti che fa un po' da controbilanciamento alla Luna in quadratura, proprio perché oggi forse dovrete fare pace tra i sogni e la realtà, atterrare un po' nel mondo del reale e dismettere magari alcune aspettative che sono un po' troppo ad ampio raggio. Leone, giornata oggi molto importante per voi, proprio perché questo aspetto vi tocca in maniera molto positiva. Il trigono Giove-Luna vi intercetta in un'orbita di doppio sestile incrociato, per cui oggi potrete godere di una giornata veramente molto fortunata all'insegna dell'amore, dell'affermazione personale e della buona fortuna. Vergine, anche per voi le distanze in gradi non sono particolarmente compatibili, anzi proprio Giove e Venere vi raccomandano non solo di trovare lo spazio all'amore, ma anche di fare un po' di economia proprio in vista di un qualche investimento importante o di qualche spesa rilevante da dover reggere. Bilancia, ecco uno dei segni più importanti oggi, proprio perché la fortuna si collega con Giove dalla Luna e con Venere, aumentando esponenzialmente la voluttà della vostra Venere, che sembra sfacciatamente fascinosa e che vi regala quello charme in più. Oggi un'ottima occasione per stringere un patto, un contratto che vi porterà lontano in ambito carrieristico. In amore, ottimo. Scorpione. I giochi planetari per voi non sono particolarmente rilevanti oggi, posto che il Marte, che ancora vi strizza l'occhio, vi dà una forte mano a gestire una situazione in cui avete ragione da vendere, per cui oggi affermerete la vostra volontà e vincerete su qualche antagonista, la vostra idea sarà comunque premiata. Sagittario, giornata oggi che vi fa rientrare nella top 10 dei più fortunati ed eccovi con quella bella Venere che si connette tramite la Luna a Giove e che fa fare pace ai due pianeti in opposizione, anzi crea quella spinta necessaria perché in amore abbiate proprio una bella sorpresa. Ottima giornata per siglare un accordo a livello legale o per acquistare qualcosa di importante. Capricorno, le distanze in gradi non sono a voi molto congeniali, più che altro la Luna vi mette un po' di tensione, di ansia, proprio perché vorreste che i tempi si accelerassero e che qualcosa andasse un po' più veloce di quanto in questo periodo non va. Mercurio però vi dà dei piccoli spoiler, quindi chiedete all'amico esperto. Acquario, anche per voi, come per il Leone, i giochi planetari sono assolutamente congeniali e confacenti, quindi due bellissimi trigoni da Giove e dalla Luna e il sestile amico di Venere, quindi fortuna in amore per voi, ma anche una grande estensione sociale e socievole che riguarda proprio voi, la vostra persona, la vostra immagine, che oggi gode di molta attenzione. Pesci, distanze in gradi che non si connettono particolarmente bene alla vostra regione zodiacale. Venere sta facendo spazio intorno a voi proprio perché sta per arrivare qualcosa di importante, mentre Marte sta alacremente lavorando su un sogno e su un progetto. Oggi contemplerete delle dinamiche altrui di cui sarete comunque deliziati e felicemente compiacenti. Pronto signorina, mi dia questo numero. È la frase che apriva ogni telefonata degli italiani prima del 1970, quando ci si doveva mettere in contatto con un utente che aveva un prefisso diverso dal proprio. Dal 31 ottobre 1970, con l'entrata in funzione della teleselezione, le chiamate tra prefissi diversi sono diventate dirette e le storiche centraliniste della SIP sono andate in pensione.
Capita a tutti di sentirsi un peso sullo stomaco, qualcosa che si ha proprio bisogno di fare o di dire, per liberarsi, per sfogarsi totalmente. In inglese si utilizza l'espressione get something off your chest, che letteralmente si può tradurre con fare uscire qualcosa fuori dal petto, quasi a simboleggiare il bisogno fisico di non trattenere nulla di sgradevole e liberare le proprie emozioni, i propri pensieri. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il mago Harry Houdini. Il suo numero più famoso è l'evasione dal barile di latte immerso nell'acqua. Anche la sua scomparsa è avvolta nel mistero. È il 22 ottobre del 1926, al Garrick Theater di Detroit, il mago sta male, ma non vuole deludere il pubblico. Secondo i medici gli restano poche ore di vita. Contro ogni previsione lotta per una settimana contro la morte, con la moglie al fianco. Il 31 ottobre le promette che tornerà dal mondo dei morti. Ci salutiamo con la frase del giorno. Solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo a essere migliori e se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo. Trick or treat? Dolcetto scherzetto? Ma da noi niente scherzetti, vi aspettiamo domani per una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata e a presto!